Ciarlatani, Evangelista Torricelli. Potrebbe nascere un nuovo Archimede e nessuno si accorgerebbe di lui, mentre il più ciarlatano degli astrologi ottiene dovunque onori, denaro, potenza. Il panorama non è mutato di molto dopo Evangelista Torricelli. La casta dei ciarlatani, che presumono di possedere così bene la parola al punto di darla anche agli altri, di passare per altruisti, la casta dei ciarlatani si distingue niente poco di meno che per la denuncia del ciarlatanismo. Tale è un modo per gestire il monopolio impossibile della ciarla, della parola e del punto di ciarla, della provocazione nella parola. In noi c'è il bambino che ha paura. Non ci saranno più ciarlatani quando il bambino che si mantiene dentro di noi non avrà più paura della morte. Questo è Jacques Derrida nella Farmacia di Platone. Secondo Armando Verdiglione, l'unico testo di un certo interesse di questo filosofo. Ecco l'uno che si divide in due, l'uomo doppio, l'animale nell'animale, il bambino che c'è dentro di noi, il vivente nel vivente. La partita doppia e poi multipla. E lo stolto ciarliero, e perché no, mutassico anche, corre verso la sua rovina. Chi corre verso la sua rovina? Chi non si attiene alla parola, chi prosegue dalla questione chiusa. Anche Louis Althusser, filosofo neomarxista e strangolatore della moglie, in ogni uomo c'è un bambino perverso che detta la sua legge. E questo bambino, irresponsabile, al punto da utilizzare Althusser come protesi, è questo che ha strangolato la moglie, secondo lui. L'uomo bambino e l'uomo padre, l'uomo figlio e l'uomo padre, più che l'uomo bambino, è inteso il figlio qui come bambino, non i bambini nel plurale, sono figure impossibili del fallo umanizzato, in tutto il suo primato. L'altra faccia sarebbe data dalla donna figlia e dalla donna madre. Il loro incontro, tra totem e tabù, riempie gli annali del bestiario erotico tra magia e ipnosi. In memoria di ciarlatani che nessuna psicoterapia traghetterà fuori dal fiume letale, che è proprio quello dell'assenza di memoria. Peraltro, il ciarlatano non è un soggetto, non esiste il soggetto ciarlatano. Il ciarlatano è l'oggetto nella parola, l'oggetto della parola, specchio, sguardo, voce.
ciarlatano, equivocazione, evocazione, invocazione, tu, io, lui, nella ciframatica di Armando Verdignone, causa di godimento, causa di desiderio, causa di verità. Causa insostenibile della parola. Che cosa non tollera il ciarlatano? La parola.